Venga, scomodi, venga. Quindi, professore, no? Dato che non siamo soli, perché c'è anche Proust che veglia su di noi, e quindi mi dà anche modo di rimandare a un modo per presentarci, cioè il gioco di Proust, perché è così fondamentale? Nei vari ambiti dove si esprime la cultura, ma anche dove si esprime la comunicazione, si può molto molto raccontare di sé. E quindi è un modo per ottenere conoscenze, il gioco di Proust. Potremmo entrare nello specifico, professore, più dettagliatamente? Sì, studio il fumetto tutta la vita. Tutta la vita vuol dire molto, data l'età che ho, vuol dire 70 anni. Perché anche quando ero bambino io confrontavo gli stili, riconoscevo gli autori anche quando non firmavano, mi permettevo di dare giudizi altisonanti nei confronti di alcuni. E allora quando dico che il più bel fumetto della mia infanzia è la serie di episodi di Pecor Bill disegnati dal grandissimo Antonio Canale, io però rivelo qualcosa di me. Perché Canale è uno stilista raffinato, è uno che guarda alla pittura, è uno molto complesso anche da un punto di vista scenico, e quindi che cosa rivelo di me dicendo grande Canale, grandissimo Pecor Bill, grande quell'epoca? Rivelo che mi piacciono le cose complicate, che anche perfino direi nel fumetto non prendo la strada facile. E nell'ambito della pittura? E ho sempre avuto questa passione complicatissima per la natività di Roger van der Weyden agli Uffizi. In questo caso i figli, il bimbo e la bimba, mi dicono che si aveva una coscienza pedagogica molto più alta di quello che dicono i libri. Quindi da pedagogista, attraverso l'amore per quel quadro, io ho scoperto un segreto pedagogico. E per finire questo percorso prettamente proustiano, ci potrebbe anche dare il luogo cinematografico e il luogo letterario dove più si ritrova? Certamente posso fare a meno di citare i 400 colpi di Truffaut, che è anche il film che ho visto più volte in vita mia, perché ne facevo oggetto di corsi, di esami molto attenti in senso filmico. Però credo che senza quel film io non avrei fatto l'insegnante, non avrei fatto il pedagogista, perché riconoscere nel 1959 a 20 anni che si può raccontare con questa capacità di analisi, con questa forza raffigurativa, con questo ritmo perfino, l'infanzia, mi ha insegnato a percorrere una certa strada. Io quella stagione l'ho vissuta dicendomi: devo fare come Truffaut, devo studiare i bambini, devo essere un pedagogista. Quindi un film di un'importanza enorme nella mia vita. Sei mai stato a letto con una donna? No, no mai, ma conosco dei ragazzi che c'erano stati e mi avevano detto se avevo voglia di andare in via Saint-Denis. Ci sono andato e poi...
Ho chiesto alle ragazze, ma mi hanno insultato, allora ho avuto paura e sono scappato. Però ci sono tornato dopo. Ci mancherebbe a questo punto anche il luogo musicale. Non faccio un grande sforzo, resto nella dimensione del gioco di Proust, perché Fauré era l'amico di Proust e lui gli ha cambiato nome, come fa sempre, e lo chiama Vinteuil. E la piccola sonata, l'introibo ad Altarem Dei della piccola messa solenne, sono i miei pezzi, quelli che non riesco, fra l'altro, mai ad ascoltare senza commuovermi. E il libro che più è stato significativo per lei nella sua infanzia, che poi l'ha portata alla pittura, qual è stato? Ce n'è uno che mi ha dato tantissimo per la vita che poi ho vissuto, per la scelta professionale, e quello è Kim di Kipling. Essendomi identificato pienamente nel viaggio, tanto quello mentale, che è più importante, quanto quello fisico del ragazzino che segue il lama maestro, che appunto ho definito una vocazione pedagogica che è piena di profumi, però è piena di godimenti, è piena di azzardi, è piena anche di mistero, perché quando si finisce Kim si sente che la parte più bella è quella che ci hai messo tu, ovvero il nascondimento, il mistero, perché si traveste tanto, perché resta tanto bianco pur travestendosi da indiano, perché segue un vecchio, lui ragazzino. Quale destino ha davvero? Cioè è irlandese, come si chiama, Kimball, non Kim, ma Kimball O'Hara, o è del tutto il Kela, cioè l'allievo indù del maestro che lui segue per la tortuosa via esistenziale? E credo di essere così anch'io, ho fatto molti zigzag, ho fatto molti percorsi avanti e indietro, ci ho messo molti bivi, molte curve, molti intrecci. Gli amici scherzano sempre sul fatto che non mi trovano quasi mai sulle stesse posizioni se è un po' di tempo che non ci vediamo. Anche quello è il percorso tortuoso di Kim. Quindi, professore, ci può raccontare come lei è stato iniziato al disegno? È un momento molto strano, periglioso, accidentato, anche crudele della mia vita. Ero, come si diceva nel linguaggio di allora, sfollato, cioè scappato dalla città dove c'erano tanti bombardamenti e tante tragedie quasi quotidiane, nel paese di mia nonna, che è Savigno, nell'Appennino bolognese,
e però dalla padella nelle braccia, come si dice abitualmente, perché lì c'erano gli SS mitraglieri che diventarono miei amici, miei maestri, e così tutti esperti di disegno mi insegnarono a disegnare su il dorso di una mitragliatrice Spandau, quelle nere, potenti, antiaeree, utilizzando i meravigliosi disegni che erano contenuti nella loro rivista di guerra, Signal. Se ero piccolino, avevo 5 anni e mezzo in quel momento, me li facevano copiare, proprio come se fossi un adulto. Quindi ho sempre avuto questa tendenza al perfezionismo tedesco nel disegnare e nel guardare alla pittura. Quindi, professore, ad un certo punto del suo percorso formativo c'è una figura chiave. Ci potrebbe dir meglio chi è? Beh, una di quelle fortune che capitano nella vita molto raramente. Il padre di un mio compagno di scuola era un pittore ungherese, Kisfaludi Dalla Béla, lo dico all'ungherese col cognome, col nome in fondo, il quale era tecnicissimo, era stato allievo di Klimt, niente meno, e mi ha insegnato tante tecniche di elaborazione dei colori, di ricerca della tela con accorgimenti anche chimici, andavamo infatti insieme nelle mesticherie, e quello è stato fondamentale anche a farmi ritenere che il rapporto con la pittura passa moltissimo attraverso un rapporto con uomini, con storie, con umanità, con spazi di civiltà. Lì dietro c'era tutta l'Ungheria pittorica e la cultura degli ungheresi, troppo dimenticata. In realtà è stata una delle culture più raffinate e più intense della storia europea del XX secolo. L'ho sentita un po' triste, l'ho sentita un po' malinconico. Perché? Sì, mi capita di essere triste, di soffrire anche, quando rievoco episodi come la mia iniziazione al disegno o la mia iniziazione alla pittura, che sono la prima legata alla guerra, legata agli SS mitraglieri di Savigno, la seconda al pittore ungherese Dalla Béla Kisfaludi, che ebbe molto molto a soffrire perché il suo popolo dovette combattere durissimamente nella rivolta ungherese del 1956 e lui ne era accuratamente partecipe. Ma il fumetto, guardi, non è mica così. Il fumetto è un'altra cosa. Quando pensiamo al fumetto, se ci pensiamo davvero, se ci immedesimiamo nelle storie, allora c'è il magico nel fumetto, c'è la magia, c'è quell'elemento. Che come signore si nasce? Ma, professore, arrivati a questo punto del nostro viaggio, e contemplando questa parete mi è subito noto, perlomeno denoto, due cose. La prima è che dai colori che usa si vede un Faeti giovane, si vede un Faeti che aveva voglia di fare e un Faeti che credeva nella potenzialità che il futuro da allora poteva offrirgli. E la seconda è la perfetta statica di un'Italia, di una Bologna degli anni 50.
Mi può dire ulteriormente qualcosa in più di questa situazione? Ecco, alla base di questo primo quadro, come del secondo, anche del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, sono tutti fatti all'inizio dell'estate del 1954, quando mi avviavo a compiere 15 anni, c'è una devozione per un pittore che era Ottone Rosai. In questo senso allora la Bologna di questo ragazzo avviato a compiere 15 anni era, come lei ha giustamente detto, statica alla ricerca di un qualche cosa che fosse vicino ai primitivi toscani, fosse nell'anima stessa della nostra Italia, fosse in quegli interni dove si parlava di politica, che sembravano però al di là di tutto metafisici, quasi immobili nella forza perentoria di questo straordinario silenzio, sussurri, sfumature rattenute, portici, una dominante di tipo ocra che volgeva ai rossastri e in qualche caso includeva anche dei grigi. Tutto questo fortemente sentito da un ragazzino che, come capitava nel dopoguerra, finita l'americanizzazione, visti solo film di Hollywood, voleva così scoprire casa sua, le sue radici, la sua parte più intima e utilizzava la pittura in una dimensione di ricerca del sé, di coscientizzazione colorata, un colore ovviamente senso tonale molto rattenuto, come è quello o come era quello della nostra città. In fila ci mettiamo allo stesso posto, sarà cento, vai partizione. Professore, volevo chiederle, cosa sta, mi incuriosisce, anche parecchio devo dire, cosa sta realizzando? Vorrei arrivare a realizzare, perché in questi giorni l'ho visto in varie occasioni, illustrazioni, fotografie, il volto del generale Lee, che a un certo punto mi servirà per una delle mie lezioni, e allora come sempre mi alleno un po'. Le figure del West, così come le figure della guerra di secessione, sono quelle che l'infanzia mi ha lasciato fra le mani. Mi è stato poi moltissimo utile, si può capire facilmente perché, sapere disegnare cowboy, indiani, pistole, frecce, archi, lance, tomahawk, quando ero il maestro, perché potevo ottenere tutto quello che volevo, promettendo che sarei andato alla lavagna e avrei fatto la tribù preferita, la scuola meglio amata. I bambini sono molto leali da questo punto di vista e quindi io potevo ottenere tutto quello che volevo disegnando per loro. Ma scusi professore, ma lei da giovane, a 21 anni, no? Ha fatto anche il maestro
e ha portato, a proposito di disegno, all'interno delle scuole, ha sperimentato molto con l'educazione al disegno. Ci potrebbe spiegare meglio cosa ha fatto, come ha agito al tempo? Sono stati i miei tre ultimi anni di carriera come maestro, trascorsi dal 72 al 75, e poi dopo sono andato in cattedra universitaria alla scuola elementare Carducci di Bologna, che aveva un meraviglioso direttore, come uomo di scuola era insuperabile, che in base a leggi allora vigenti mi ha assegnato la possibilità di lavorare in atelier con i bambini. Il mio insegnamento era molto complesso, perché da un lato io volevo far conoscere il più possibile le tecniche, dall'altro lato volevo fare conoscere anche l'arte, la dimensione figurale, il momento illustrativo, quindi la mia era un po' diversa dalla didattica corrente, perché io arrivavo molto spesso a una coscienza. Non era raro che uno mi dicesse: sto facendo bene? Sembro Picasso? Beh, sei un po' carico di segni, ma potresti sembrare Picasso. Facevo fare i fumetti, c'era tutto l'insegnamento delle tecniche, il passaggio da la sceneggiatura, dalla sceneggiatura ai primi tratti a matita, dalle matite a una dimensione più complessa, addirittura la china, il pennellino al posto del pennino. Tutto questo nel triennio si poté fare con un numero rilevante di bambini che incontro ancora, perché così siamo tutti rimasti a Bologna. Quindi ad un certo punto lei si è inventato, ha avuto l'idea di realizzare, di disegnare delle teste dei grandi letterati, di porli al centro delle sue lezioni universitarie. Quando è che è nata l'idea? L'idea è nata molto presto, se devo dire la verità, perché fin da bambino mi piaceva disegnare tutte le volte che potevo ottenere informazioni, articoli di giornali, articoli di riviste. Spesso c'erano editori come Bompiani, delle volte anche Mondadori, che mettevano i loro scrittori o internamente ai volumi con le piccole striscioline di carta o nella quarta di copertina. Il perché io volessi e desidero ancora veder sempre in faccia quello di cui sto leggendo, o quella ovviamente, le pagine, è una cosa misteriosa, complessa. Nasce dall'idea, tutta mia, non ha niente per carità di credibile, che in fondo tra la faccia e la pagina ci sia una connessione. Andando avanti negli anni, io questa connessione ce l'ho vista sempre di più, e mi è venuto in mente che forse potevo avere una convalida di questo, che è un momento affettivo, un momento amoroso. Dato i suoi disegni delle statue pesaresi, ci potrebbe fare una riflessione sull'arte? L'arte non si finisce mai di definirla,
Però c'è un momento che mi è particolarmente caro, perché penso ai bambini che mi portavano i disegni e ragionavo con loro, comunicavo in quel momento. Io sono abituato a pensare che soprattutto l'arte è comunicazione, è dialogo, è voglia di parlare, è voglia di offrire a qualcuno un elemento formidabile di apertura di colloquio, quasi un credito colloquiale complesso, generoso, affettuoso, permeato di mille sensazioni, il più alto livello di comunicazione possibile.